Lascio la domanda in sospeso, però mi serve per dire che i populisti proprio su questo punto diciamo, hanno spinto le loro ambizioni e ottenuto determinati risultati, rivendicando il diritto della gente quale è ad autogovernarsi. Questo potrebbe essere da un punto di vista, per esempio, aristocratico, io in astratto tra i modelli, diciamo, di gestione politica del potere, vorrebbero facendo finta di tornare all'epoca aristotelica, io non avrei assolutamente nulla se ci fossero il calo dei cagatori, i milioni in assoluto che governassero, sarei felicissimo di affidarmi a questi milioni straordinari, eccetera, ma nel dubbio che questi milioni straordinari non ci siano, e bisogna decidere qual è il criterio per governare. Per ora, bene o male che sia, la democrazia è stata ritenuta il criterio meno peggiore nella nostra epoca, soltanto che la democrazia è in mano agli elettori, e ovviamente gli elettori, ripeto, sono quelli che sono. Allora, molti si sono prefissi, si prefiggono, assolutamente lecito se non addirittura nobile da parte loro, di cambiarlo poi i connotati, soprattutto i connotati psicologici, eccetera, e ci sono, come dire, molti strumenti con cui si cerca di erudire il pupo e quindi riuscire a portare le persone a un certo tipo di considerazione e così via. Però, come dire, molti sono renitenti, da questo punto di vista i social media pare che non aiutino, e quindi continuano ad avere degli atteggiamenti che non a tutti piacciono. Però il problema alla fin fine diventa: se non si correggono gli elettori, si vuole correggere il sistema? Cioè si vuole rinunciare un domani alla democrazia perché il popolo non sa votare bene? È un interrogativo piuttosto preoccupante, importante, significativo, su quale i populisti puntano, perché è chiaro che la loro idea di autogestione del popolo, con tutti i rischi del caso, è quella dell'autogestione del popolo quale è e non quale si vorrebbe che fosse. Quindi questa loro scommessa, naturalmente, è una scommessa aperta, non sappiamo dove porterà, secondo alcuni alla tragedia, secondo alcuni a un rinnovamento positivo. Io credo, e qui chiudo, che sostanzialmente il populismo sia, come qualcuno ha scritto ormai tanti anni fa, un termometro, misura la febbre della politica, nel nostro caso la politica democratica. Sale il populismo laddove naturalmente il malessere della democrazia si manifesta nell'incapacità di determinate classi politiche di far fronte agli impegni che si erano assunti. E quindi, ripeto ancora una volta, l'ho detto prima, i destini del populismo sono più che nelle mani dei suoi, di coloro che lo incarnano, cioè dei suoi leader, dei movimenti che lo esprimono, e in buona misura nelle mani delle classi politiche che non lo apprezzano e che non lo amano. Sta a loro dimostrare di non essere come sono dimostrate di essere agli occhi dei direttori populisti per decenni. Se sapranno farlo, probabilmente il populismo rimarrà come elemento fisiologico, ma come elemento minoritario. Se continueranno a essere come erano, c'è il rischio che invece diano al populismo una chance di dimostrare quello che sa fare a un livello molto più significativo e importante di quello che hanno avuto. Grazie. Professor Tacchi ci ha aperto un mondo, ci ha proprio in maniera sconfinata, come dicevamo all'inizio, ecco, portato davanti la realtà delle cose, ma ha aperto una serie di interrogativi. Ciascuno di noi probabilmente, mentre il professore parlava, per storicizzare gli aggettivi, tentava forse di attribuirli a questo o a quel movimento politico, a questo o a quel personaggio in Italia e all'estero. Ognuno di noi si è fatta la sua brava geografia reale di quella che è la politica oggi in Italia e in Europa soprattutto, al di là, ecco, delle citazioni che il professore ha fatto, ma ha mantenuto ovviamente la promessa, è rimasto a Marco Tacchi, quindi ci ha dato uno spunto, uno stimolo per poter ragionare insieme per qualche tempo. Noi abbiamo ancora qualche minuto per la diretta, quindi siamo in diretta su Telespia. Io posso accogliere da subito uno di voi che alzi la mano per poter venire a dire la sua, Gigi Lista, così poi dopo, noi continueremo anche dopo la diretta registrale, quindi abbiamo modo di continuare fin dove la buona Lucia Nicelli ce lo consentirà. Faremo più tardi possibile. Vieni, Gigi Lista. Salve.
Ti presenti soltanto per gli telespettatori, per il professore che ovviamente non ti conosce, senza troppe adulazioni. Non so, non mi conosce, sono gigilista, mi occupo di alcuni temi sociali e politici. Volevo chiedere al professore una cosa per me importante da capire. Volevo sapere, tra il populismo del Movimento 5 Stelle, che si è basato quindi sulla povertà e come soluzione il reddito di cittadinanza, e il populismo leghista, che invece si è basato sull'immigrazione e come soluzione i porti chiusi, come mai quella leghista ha trionfato, sta vincendo su quella lì del 5 Stelle? E poi volevo sapere, se è possibile una seconda domanda, se anche le dittature che esistono, tipo per esempio quella lì religiosa come quella islamica, oppure materialista come quella che poteva essere comunista, anche se quelle affondano, cioè mantengono il potere con lo stile, perché anche io credo che sia uno stile, una mentalità populista. Grazie. Grazie. Professore, la risposta che ti facciamo in modo subito. Allora, primo, ovviamente anche qui non posso che rifarmi a dei dati di cui disponiamo sui flussi elettorali. Per chi fa il mio mestiere, andare sulle pure ipotesi personali è una brutta cosa, quindi diciamo la risposta che le posso dare è puramente ipotetica, ma l'impressione che deriva dal vedere i flussi di voto, quindi lo spostamento, ad esempio, alle elezioni europee tra il Movimento 5 Stelle e Lega, è legata a una questione oggi molto discussa in comunicazione politica soprattutto, cioè la cosiddetta questione delle priorità dell'agenda. L'opinione pubblica si fa un'idea di quello che è più preoccupante, più significativo, più rilevante sul momento, e non c'è dubbio che il Movimento 5 Stelle ha avuto il suo primo impulso nel momento in cui, parlo ancora del 2013 o ancora per il 2012, le elezioni in Sicilia, eccetera, eccetera, la questione della corruzione della classe politica sembrava a molti del tutto dominante. Quindi è andato, diciamo, di conserva su questo versante. Grillo ci ha battuto moltissimo sopra, più o meno tutta l'impostazione della pubblicizzazione del messaggio del 5 Stelle andava in quella direzione e ha funzionato. Dopodiché sono intervenuti alcuni altri meccanismi informativi e anche dati concreti che hanno spostato, diciamo, l'asse delle preoccupazioni di una parte dell'elettorato. Qui non sto a entrare, perché qui per forza entrerebbero le valutazioni sulla, ognuno sostiene la sua, in questo senso, diciamo, sulla veridicità o meno di certi racconti massmediali del fenomeno X, Y o Z. Tutti i fenomeni politici rilevanti, diciamo, godono o soffrono, a seconda dei casi, dell'illuminazione dei media, per dire, Tangentopoli, per chi c'era, insomma, è stato un evento che ha portato al diapason l'intervento non solo della magistratura ma anche dei media sulla politica, per dire. Quindi questo cambiamento ha portato un certo numero di elettori dei 5 Stelle, e non solo di loro naturalmente, però sappiamo c'è stato un flusso significativo, a ritenere più corrispondenti a preoccupazioni attuali le offerte politiche della Lega. Questo spiega questo momento attuale. Ovviamente i patrimoni elettorali non sono intangibili, quindi tutto può variare nel tempo, eccetera, ma è chiaro. Su questo io sono d'accordo con le teorie più recenti di comunicazione politica. Non sto a fare una lezione su questo, quindi, ma l'agenda setting, l'agenda building, tutte queste teorie che si incrociano. Ma diciamo che quando si crea una percezione delle priorità all'interno dell'opinione pubblica rispetto ai vari temi in agenda, queste orientano la scelta di voto di moltissime persone. Quindi è molto legato a questo.